abbiamo alcuni bambini di quinta A e quinta G del tempo normale della scuola Racchetti. Di sonda. Durante l'ora di religione abbiamo voluto approfondire la devozione ai santi in Valtellina. Per fare il nostro lavoro abbiamo fatto un laboratorio al museo. Vi invitiamo a seguire il nostro percorso attraverso immagini e documenti. Questo lavoro ci ha insegnato ad essere più cooperativi. Buon viaggio! Il Museo di Storia e Arte si trova nel centro storico della città di Sondrio. L'origine del Museo Civico si deve all'opera di un gruppo ristretto di studiosi e appassionati di arte che il 28 settembre 1874 hanno fondato il Comitato Archeologico Provinciale con lo scopo di conoscere e conservare tutto ciò che in provincia appartiene all'antiquaria, alle arti, alla storia patria. Il comitato ebbe vita breve, ma gettò le radici per il futuro. Nel corso degli anni numerose furono le donazioni fino al 1947, anno in cui il museo venne istituito. Il museo, nella sede attuale, è stato aperto al pubblico nel 1994. Il palazzo, che ospita il museo, apparteneva alla nobile famiglia Sassi della Bizzari. L'ultimo proprietario, l'ingegnere Francesco Sassi della Bizzari, lo donò al comune di Sondrio nel 1922, con il preciso scopo di utilizzarlo per scopi culturali. Nel corso degli anni, l'edificio è stato utilizzato anche come scuola e dal 1994 è sede ufficiale del Museo Valtellinese di Storia e Arte. L'edificio è di origine cinquecentesche. E ciò che è possibile ammirare ora è frutto di continue ristrutturazioni. L'esterno dell'edificio è molto severo ed è ingentilito da un bel portone settecentesco che immette in un cortile con portico. L'interno del palazzo conserva una splendida stua, lignea seicentesca, grandi camini in pietra e alcuni soffitti lignei a pannelli. L'ingresso al museo si trova al pian terreno del palazzo, dove è possibile trovare anche un museo virtuale e un ampio spazio dedicato alle mostre temporanee. Al primo piano del palazzo si trova una bellissima stua del XVII secolo, un'area che conserva le collezioni antiche e una con arredi e dipinti. Sempre al primo piano c'è una sala conferenze. Al secondo piano troviamo la pinacoteca, che conserva diverse opere d'arte sacra, una sala dedicata alle sculture e una sezione che conserva oggetti di oreficeria. All'interno del museo è possibile ammirare una sezione dedicata ai Ligari, un'importante famiglia di artisti valtellinesi. Il Museo Valtellinese di Storia e Arte, dal 1963, ha una sezione diocesana di arte sacra. Questa sezione conserva oggetti liturgici, sculture, tavole e preziosi che altrimenti sarebbero stati perduti. Tanti sono i servizi che si trovano presso il Museo di Sondrio. C'è un laboratorio di restauro dove si può chiedere consulenza ai collaboratori del museo che sono in contatto con la sovrintendenza responsabile sul territorio della provincia. Ci sono i laboratori didattici, un modo di diverso per stimolare di più le persone a entrare in contatto con l'istituzione del museo, perché permettono di sperimentare approcci alternativi al mondo dell'arte e della storia. Il personale del Museo di Sondrio inoltre offre visite guidate al centro storico della città, al Castello Masegra e al Palazzo Sassi della Bizzari.
Il museo sostiene e promuove le mostre temporanee e mette a disposizione delle proprie stanze o altre sedi espositivi cittadine. Presso il Museo di Sondrio sono conservate opere di diversa provenienza, datazione e tipologia che permettono di cogliere gli aspetti tipici della storia artistica valtellinese, dal Medioevo ad oggi. Vi si trovano affreschi medievali, pale d'altare rinascimentali, dipinti e grandi tele del 600 e del 700. Da esse si coglie che gli artisti valtellinesi si sono spesso confrontati con i loro colleghi comaschi e milanesi. Visitando le sale espositive è possibile ammirare anche preziose oroficerie, sculture lignee, stampe, disegni e alcune opere giunte in Valtellina grazie alla generosità degli emigrati valtellinesi che fin dal 400 lasciavano le terre d'origine per altre città. Il giorno giovedì 9 febbraio siamo andati al Museo Valtellinese di Sondrio. La maestra ci ha detto che avremmo fatto un laboratorio, non ci aveva anticipato altro. Entrati, siamo stati accolti da una signora di nome Rosaria, che ci ha accompagnato al secondo piano, nell'aula didattica. Dopo averci fatto degli strani quiz, ci ha spiegato che avremmo fatto una caccia al santo, cercando all'interno delle opere simboli rappresentati e, utilizzando un sussidio che ci è stato consegnato, scoprire il personaggio raffigurato. Io e il mio gruppo abbiamo trovato tantissimi santi, anche a noi sconosciuti. È stata una mattina artistica. L'esperienza al museo è stata divertente e allo stesso tempo educativa. Appena arrivati nell'aula didattica, la dottoressa Rosaria Gargiulo ci ha fatto alcuni disegni per farci capire che anche senza parole si può comprendere lo stesso quello che ognuno vuole comunicare, e ci ha spiegato che in passato le opere d'arte servivano a trasmettere messaggi anche agli analfabeti. Dopo ci ha consegnato un sussidio in cui avremmo potuto guardare gli attributi di ogni santo, una loro breve biografia e uno spazio dove potevamo scrivere appunti. Ci siamo divisi in due gruppi, decisi da noi. Naturalmente ci siamo divisi in maschi e femmine. Il primo santo che il gruppo delle femmine ha conosciuto è stato San Domenico. L'abbiamo riconosciuto grazie ad un unico attributo, ovvero il simbolo a stella che ha sulla fronte. Il santo che più mi ha colpito è stato San Bernardo da Chiaravalle, perché viene rappresentato con il diavolo incatenato. Oltre a scoprire santi di cui non conoscevo neanche l'esistenza, ho scoperto che anche il vestito che indossa può fare la differenza, un'esperienza che di sicuro vorrei ripetere. Nel nostro viaggio alla scoperta dei santi abbiamo scoperto personaggi davvero particolari. Non immaginavamo certo tanta devozione in Valtellina. Non potendo rappresentarli tutti, abbiamo scelto quelli che a noi sono più vicini. Perché qualcuno porta il suo nome, perché ne avevamo già sentito parlare, o perché sono rappresentati in modo davvero unico. Santa Maddalena, con i suoi lunghissimi e bei capelli, che utilizzò per asciugare i piedi di Gesù. Santi Gervasio e Protasio, i patroni di Sondrio, sono raffigurati in abiti militari dell'esercito romano, armati di spade o lance, ma con la palma del martirio in mano.
San Lorenzo morì arrostito su una graticola e viene sempre raffigurato con vicino una griglia. San Martino, di lui è molto conosciuto l'episodio in cui, stando a cavallo, tagliò a metà il suo mantello per donarlo a un mendicante infreddolito. Questa scena viene spesso rappresentata anche nelle opere d'arte. San Bernardo da Chiaravalle, viene raffigurato con un diavolo o un drago incatenato, delle api o delle arnie. È il santo che è combattuto contro il male delle eresie per garantire la vera fede. San Rocco, malato di peste, è salvato da un cane che ogni giorno gli portava un pezzo di pane. Santo Stefano, aiutante degli apostoli, a causa della sua predicazione venne ucciso a colpi di pietra. Si riconosce perché viene raffigurato con la palma del martirio e soprattutto con sassi intorno al suo corpo. Dopo essere andati al museo e aver scoperto che in Valtellina, fin dai tempi antichi, si è mostrato molta attenzione a molti santi, anche a noi sconosciuti, abbiamo deciso di approfondire le nostre conoscenze su due santi a cui sono dedicate due chiese della nostra città. E allora vi invitiamo a scoprire con noi la storia di Santi Gervasio e Protasio e di San Rocco e di due chiese a loro dedicate. San Gervasio e San Protasio sono i patroni delle città di Sondrio e Romagna. Si dice che fossero soldati in epoca romana. I loro corpi sono stati rinvenuti a Milano da Sant'Ambrogio. Vengono raffigurati in abiti militari dell'esercito romano e armati di spade o lance. La loro festa si celebra il 19 giugno. Le notizie più antiche dei due santi Gervasio e Protasio risalgono all'anno 386, quando a Milano furono trovati i resti dei loro corpi. Il 7 giugno di quell'anno Sant'Ambrogio ordinò degli scavi nella zona cimiteriale di Porta Vercellina e in quell'occasione si trovarono i corpi dei due martiri, di cui si era perduto il ricordo. Da quel momento la devozione dei due martiri si diffuse, ma di loro non si sapeva nulla. Allora un autore rimasto anonimo ne compose la storia. Il racconto presenta due santi, Gervasio e Protasio, come figli gemelli di Vitale e Valeria, anch'essi venerati dalla Chiesa. Alla morte dei genitori, i due fratelli vendettero le proprietà di famiglia e distribuirono il ricavato ai poveri. In seguito vissero in preghiera, meditazione e povertà. I due giovani vissero al tempo delle persecuzioni dell'impero romano, vennero denunziati come cristiani e si rifiutarono di rinnegare la fede in Gesù, perciò furono condannati a morte. Gervasio morì sotto i colpi dei flagelli, Protasio venne invece decapitato. La collegiata dei Santi Gervasio e Protasio si trova nel centro della città di Sondrio ed è una delle più antiche chiese della Valtellina. Venne costruita nell'XI secolo, nell'attuale Piazza Campello, che tanti anni fa ospitava il Camposanto. Venne più volte sistemata e ampliata, finché nel secolo XVIII fu abbattuta per ricostruirne una molto più grande. La facciata della collegiata è volta a occidente. Nella parte centrale si trova il portone d'ingresso, sormontato da una lunetta con un affresco che rappresenta la Madonna col bambino e i Santi Gervasio e Protasio. Sopra la lunetta c'è una scritta in latino con la dedica ai due santi martiri. L'interno, ad un'unica navata, è solenne. Sulla controfacciata vi sono la cantoria e l'organo. Sopra di essi si osserva una vetrata con raffigurati i santi patroni con al centro Gesù. La navata è distinta dal presbiterio da una gradinata. Sulle pareti laterali che delimitano i gradini si trovano due nicchie, con le statue in stucco bianco raffigurati Santi Gervasio e Protasio. La sacrestia, costruita alla destra del presbiterio nel 1794, conserva due statue in legno dorato e dipinto e due medaglioni raffiguranti Santi Gervasio e Protasio.
La diffusione del cristianesimo nella nostra valle risale ai primi anni del Cinquecento. In quel periodo, per la prima volta, si cominciò a parlare di Valtellina e Valchiavenna e di Pievi. La valle venne divisa in ampie parrocchie zonali e, nel corso degli anni, ciascuna venne affidata ad un santo protettore, rimasto fino ai giorni nostri. Venne stabilita la devozione ai santi Gervasio e Protasio, a Sondrio e Bormio. La chiesa parrocchiale di Bormio, dedicata ai santi Gervasio e Protasio, fino al 1400, ha costituito un punto di riferimento per i fedeli di Bormio e delle valli limitrofe. Solo più tardi si formarono le nuove parrocchie in Val di Dentro e in Val Furva e Val di Sotto. La chiesa collegiata si trova nel centro storico di Bormio e domina la piazza del Querch, che in passato era luogo in cui si concentrava la vita politica e religiosa della contea di Bormio. La chiesa, di origine medievale, è antichissima e risale all'824. La facciata è arricchita da un bel portale e da due nicchie in cui si trovano le statue dei santi cui è dedicata. La chiesa è ad una sola navata e conserva un bellissimo organo del 600, un imponente tabernacolo in legno e numerose e preziose opere d'arte. San Rocco, dopo aver donato tutti i suoi beni, si incamminò in pellegrinaggio verso Roma. Il santo viene raffigurato con un bastone e abito da pellegrino, mentre mostra una piaga sulla coscia. Di solito è accompagnato dal cagnolino, con il pane in bocca, e talvolta due piccole chiavi sono visibili sul vestito. La sua festa si celebra il 16 agosto. San Rocco è un santo molto popolare. Nacque tra il 1345 e il 1350 a Montpellier e morì a Voghera all'età di 32 anni. I suoi genitori erano devoti ricchi e dediti alle opere di carità. In seguito a una richiesta di grazia al Signore, nacque San Rocco con una croce vermiglia impressa sul petto. Dopo la morte dei genitori, il santo, ancora giovane, volle diventare frate e vendette tutto per vivere in povertà. Fece voto di recarsi a Roma come pellegrino per pregare sulla tomba degli apostoli e per incontrare il Papa e lungo il tragitto giunse in una località colpita dalla peste. Qui si fermò e durante la sua permanenza compì dei grandi miracoli, tracciando il segno della croce sui malati. Quando arrivò a Roma nel 1367 guarì un cardinale appestato che raccontò al Papa del miracolo ricevuto. Fu così che Papa Urbano V volle incontrare San Rocco. San Rocco lasciò la città di Roma e giunse in Emilia-Romagna, a Piacenza, dove continuò a guarire i malati presso l'ospedale di Nostra Signora di Betlemme, finché scoprì di essere stato colpito dalla peste. Si rifugiò in una capanna in un bosco e un cane lo salvò dalla morte, portandogli ogni giorno un pezzo di pane. La sua fama di guaritore si diffuse e Rocco decise di tornare in patria. Sulla via del ritorno, giunto a Voghera, venne arrestato in seguito a disordini politici. Nonostante le continue pressioni, il santo non rivelò mai l'identità e, condotto in carcere, continuò a pregare. Alla sua morte venne riconosciuto grazie alla sua croce vermiglia sul petto. Sulla sua tomba, a Voghera, cominciò a nascere il culto al giovane San Rocco, amico dei poveri e degli appestati. La devozione a San Rocco ebbe una grande diffusione dopo la terribile epidemia della peste. La malattia, nel 1635, ebbe un importante sviluppo in Valtellina e Valchiavenna. In seguito al passaggio dei Lanzichenecchi, nella nostra provincia, il morbo, chiamato anche la morte nera, provocò numerose vittime, tanto che la popolazione diminuì da 150.000 a 39.971 abitanti circa. La situazione era molto tragica e furono presi dei provvedimenti.
Uno di questi stabiliva che non si poteva uscire dai territori dove era presente l'epidemia, se non con bolletta di sanità. Chi non rispettava questi provvedimenti veniva ucciso da soldati detti rastrelli, che avevano il compito di controllare che tutti rispettassero le leggi. L'avvento della malattia portò tanti valtellinesi ad invocare la protezione di San Rocco. Vennero edificate numerose chiese, cappelle votive e semplici altari sui muri delle case per chiedere al santo la salvezza della morte nera. In alcuni casi venne fatto voto di venerare eternamente il santo. Nella nostra ricerca abbiamo trovato ben 24 chiese dedicate al santo. Sull'epidemia della peste che colpì la Valtellina si raccontano tante leggende. Ve ne raccontiamo una. L'epidemia aveva colpito Villa di Tirano e tra i fuggiaschi che lasciarono il paese vi erano tre donne, Caterina, Lucia e Giuseppina, che trovarono rifugio in una baita in località Bursee e decisero di rimanere nascoste fino al termine dell'epidemia. Poiché il morbo rendeva il pane ammuffito, le donne decisero di controllare l'evolversi dell'epidemia, mettendo ogni giorno sul davanzale della finestra una pagnotta e verificandone lo stato ogni sera. Passati 40 giorni, finalmente trovarono il pane buono. Allora le donne si incamminarono verso il paese, dove trovarono solo segni di morte e così andarono verso l'alta valle. A nord del Tiranese le cose non erano andate meglio, ma giunta a San Antonio Morignone incontrarono un uomo brutto, sporco e impacciato nei movimenti. Prima del morbo lo avrebbero preso in giro, ma ora era frutto di speranza. Così le donne lo caricarono su un gerlo e lo portarono a villa. Giuseppina, Lucia e Caterina chiamarono lo sconosciuto Tananai e se lo divisero come marito. Nacquero figli e figlie che pian piano ripopolarono il Tiranese. Da questa leggenda ha origine l'espressione dialettale Tesè en Tananai, che significa se uno sciocco, uno sprovveduto. A San Rocco, l'inicioli giù di Brock. A San Rocco, il nocciolo giù dalle piante. De San Rocco, la castegna, le secunos, l'unta, un tir de sciop. A San Rocco la castagna si riconosce ad un tiro di schioppo. Sant'Ana a tir de cana e a San Rocco a tir de sciop. A Sant'Anna la raccolta delle castagne è a tiro di spingarda e a San Rocco a tiro di schioppo. Perché è stata costruita la chiesa di San Rocco? Dobbiamo dire che questo edificio è stato costruito all'inizio del 1500 come un lazzaretto, come un ambiente per accogliere coloro che erano colpiti dalla peste. E tale è stato in quel tempo. Questo edificio era al di fuori dell'abitato perché questa malattia doveva restare isolata. In effetti, anche come lazzaretto ha subito degli ampliamenti. Si nota guardando il soffitto, una parte è in legno, che è la prima, poi fu ampliato e una seconda parte ha il soffitto in cemento. E in certi periodi erano così numerosi gli appestati che non ci stavano e venivano posti davanti al lazzaretto. E allora ecco il perché del portico. Naturalmente finita la peste è rimasto abbandonato, dimenticato, per cui era un po' un magazzino deposito. Verso il 700 il comune lo ripulì un po' e lo fu adibito come una sala e di nuovo dimenticato, finché sono arrivati i salesiani 1897. E allora hanno cominciato a costruire questo istituto, il collegio, e si sono presi a cuore questa chiesa e trasformata in un luogo di preghiera. Perché è dedicata a San Rocco? Perché San Rocco è da un migliaio di anni era considerato il patrono degli appestati.
Prima era San Sebastiano e sono le due figure sulla tela dell'altare maggiore, San Sebastiano e San Rocco. La Valtellina ha numerosissimi capitelli, quadri, statue dedicate a San Rocco. Questa è stata una chiesa, un tempio, fino all'inizio del Novecento. Gli abitanti qui, le famiglie che abitavano qui in questa zona, consideravano un po' questa chiesa come un santuario. È ancora forte la devozione a San Rocco? Ancora lo stesso significato? Sì, c'è ancora una grande devozione. La devozione a San Rocco è molto sentita, sento ecco qui dalla gente, dalle persone, e comunque è un santo umile, ma appunto è molto diffusa questa devozione. A chi è affidata la custodia di questa chiesa? Diciamo che ufficialmente è affidata ai salesiani, alla comunità salesiana, pur facendo parte della parrocchia Santi Gervasio e Protasio. Poi dopo i salesiani, ecco, hanno incaricato una persona per seguire la chiesa, e cioè la comunità, gli aspetti liturgici, religiosi, così, di questo quartiere, di questa zona della città di Sondrio, per cui è affidata ai salesiani e a un incaricato, che sono io, sono Don Franco, che viene chiamato rettore. Qui salutiamo così. Tutti insieme al museo siamo andati e dai santi si è rimasti incantati. Se Martino dona il mantello, San Gervasio subisce il flagello. Forse voi ancora non lo sapete, ma Bernardo era monaco, non prete. Contro il diavolo ha lottato e sconfitto lo ha lasciato. Ci sono santi che sono dottori, pellegrini o predicatori, e dal cielo di tutte le genti sono protettori. In Valtellina, devoti fedeli, han dipinto santelle, costruito chiese e tante cappelle. I contadini con fede sincera guardavano il cielo mattina. Semina raccolto, lavori affascinanti, con i proverbi legati alla festa dei santi. Se il nostro lavoro avete gradito, speriamo anche di avervi stupito. Il nostro lavoro si conclude qui. Vi abbiamo raccontato attraverso i nostri disegni, le fotografie e le nostre parole tutto ciò che noi abbiamo imparato. Speriamo di essere riusciti a trasmettervi la nostra sorpresa davanti ad alcune scoperte. L'impegno e l'entusiasmo che abbiamo impiegato e la nostra gioia per essere arrivati a questo risultato. Vogliamo salutare... Grazie. Grazie a Domenico Franzetti. Grazie alla direttrice del Museo di Sondrio. Grazie alla dottoressa Rosaria Gargiulo per l'attività di laboratorio fatta al museo. Grazie a Don Andrea Straffi, direttore Ufficio Arte Sacra Diocesi di Como. Grazie al parroco di Sondrio. Grazie a Don Franco, rettore di San Rocco. Grazie al professor Massimo De Cas. Grazie a tutti!